chilometri che faccio per te, internazionale devi vincere, per la gente che... Oh, finalmente è finita questa lunghissima stagione. La Serie A, l'Inter chiude, la Serie A attualmente al secondo posto in classifica. Vediamo cosa fa la Lazio. Ma la cosa più importante, sapete qual è? Neanche il fatto che siamo avanti al Milan e abbiamo finito avanti al Milan. Capite? Avanti al Milan, quindi... Ma soltanto adesso aspettiamo la Lazio, Inter che prende il secondo posto, comunque un Inter che anche quest'anno, e penso che se andiamo a vedere gli ultimi 6, 7, 8 anni, solo una volta quelle merdacce del Milan sono arrivati davanti a noi. Neanche quella volta l'anno scorso dovevano arrivare, ai noi è stato un incidente di percorso, quest'anno abbiamo rimesso le cose tutti al loro posto, abbiamo messo i puntini sulle i, li abbiamo umiliati in 4 derby su 5. E oggi campioni d'Europa, del mondo, dell'universo, della terra, hanno finito la loro partita di campionato. Raga, voglio dire solo una cosa a tutti quelli che hanno criticato per tutta stagione Simone Inzaghi. Voglio comunicarvi questa cosa. Questo ragazzo anche oggi ha dimostrato di avere due palle quadrate giocando con quasi tutta la squadra titolare. Milanista, non ti sento, io sorpasso la prossima stagione, già per gustarvi l'idea una sconfitta dell'Inter, ci abbiamo umiliati, pure non giocando contro di noi, mettendo Kovacic al posto di Andanovic, e ha fatto un miracolo clamoroso, bisogna dirlo. Pilota automatico. L'Inter va con il pilota automatico, altri 3 punti, sperando nella Lazio. Pilota automatico, non c'è stato nessun infortunio, un buon allenamento per affrontare il sogno. Per noi è un sogno, non è un'ossessione, ma per qualche altro potrebbe diventare un incubo, attenzione. Potrebbe diventare un incubo per qualcuno di voi, ricordatevelo. Ci tenevo a questa partita, lo so, per tanti invece rappresentava qualcosa di, non lo so, no, una partita che comunque a fine campionato, con i giochi già fatti, tutto concluso, anzi, stare lì attenti magari, no, a non mettere la gamba, e quindi il rischio infortuni, la testa già alla finale... Lo so che per qualcuno rappresentava anche un impaccio, no? Per me no, per me era importante finire con una vittoria. E adesso ufficialmente possiamo dirlo, possiamo dire che l'Inter è pronta per il Manchester City. E non parlo del risultato, di cui interessa relativamente poco, sebbene ai fini della classifica può essere interessante, può essere intrigante e rende altre partite nulle oppure intriganti al contrario. Bravo. Per la gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. Per la gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. Fatelo per noi, per tutti i chilometri che abbiamo fatto, per tutti i chilometri che faremo, per tutti coloro che andranno a Istanbul, per tutti coloro che andranno a San Siro e per tutti coloro che la guarderanno da casa. Regalateci un sogno! Allora, direttamente posso dire dalla curva nord di Milano, è venuto a portarmi bellissima, Guaglio. Grazie mille, grazie mille. Tanto perdiamo. No, ma perdiamo. Mettiamo le mani, perdiamo.